La presenza di un'elite sociale che controllava ingenti risorse, tra cui quelle minerarie localizzate soprattutto in Etruria, diede anche un nuovo impulso agli scambi commerciali e culturali, estendendo enormemente l'influsso della cultura tirrenica. L'attività artigianale controllata dall'aristocrazia raggiunse livelli qualitativi altissimi, dall'oreficeria alla lavorazione dell'ambra, dell'osso e dell'avorio. Caratteristica ed elegante la pregiata ceramica nera e lucida, ottenuta controllando attentamente la quantità di ossigeno disponibile durante la cottura dell'argilla. È soprattutto l'artigianato metallurgico che ci testimonia l'importanza di questa cultura nell'ambito dell'età del ferro italiana ed europea. I manufatti provenienti dall'Etruria sono ampiamente diffusi nel Mediterraneo e oltre l'arco alpino. Thank you.